siamo in compagnia di Pietro Cagli, Copernico Sim. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati. Pietro, qual è il motivo per questo forte rialzo ormai da 2 giorni, viste le nuove restrizioni che sta vivendo l'Europa in particolar modo? Beh, sicuramente dopo il tonfo della settimana, appunto legato alla risalita dei contagi, vediamo 2 giornate consecutive di rialzi. Questo è sicuramente un bel segnale. La percezione è, ovviamente, su una settimana così importante, su una giornata pre-elezioni così importante, è che ci sia una speranza di svegliarci domani con un nome certo, con un personaggio certo alla guida del paese più economicamente più importante del mondo. L'Europa anche sta trainando, venivamo da un mese molto molto negativo, perché ottobre non ha dato sicuramente soddisfazione ai listini italiani ed europei, e sul fronte anche di un aumento delle probabilità di vittoria di Biden, un rasserenamento del clima, appunto del conflitto del commercio promulgato da Trump nella sua presidenza, potrebbe portare positività soprattutto ai mercati emergenti e, perché no, anche in quel senso una direzione positiva verso un miglioramento dei consumi. Secondo noi questo rimbalzo di questa giornata, soprattutto per il listino italiano, è dovuto sia comunque al risico bancario che sembra tornato in auge, e secondo punto all'estrema sottovalutazione del listino italiano, non solo, anche quello tedesco, in riferimento agli ultimi accadimenti. Quindi è vero che il clima rimane negativo perché potrebbe esserci un nuovo DPCM più duro, però devo dire che la sottovalutazione delle aziende italiane in questa fase viene percepita come un'occasione di acquisto dagli investitori. Staremo a vedere, perché la settimana è lunga e con questa notte vedremo cosa succederà, vedremo se ci sarà un vero nome certo oppure se continueremo a essere in una situazione di alta volatilità. Un ultimo dettaglio: vedevo questa mattina il VIX a 35-40 punti, siamo tornati in una situazione comunque di estrema volatilità, siamo lontani da 80 che era il VIX durante la pandemia, ma sicuramente è una fase in cui stare molto attenti e avere molta pazienza sui listini. Assolutamente, intanto mostro ai nostri telespettatori l'indice VIX, ovvero il VIX Index, in questo momento quota 34,59 al ribasso del 6%. Intanto ricordo che dopo una campagna elettorale tumultuosa, l'elettorato americano, che ancora non si è espresso attraverso il voto anticipato, si reca alle urne oggi nel Election Day. Tanto ottimismo su Wall Street. Intanto andiamo a vedere velocemente i sondaggi. Questi sono che vi sto mostrando in questo momento sono i sondaggi dei cosiddetti battleground states, ovvero gli stati che contano davvero, perché non è chiaro chi sarà il vincitore. Intanto abbiamo Florida, dove, come possiamo vedere, non so se è possibile vedere in schermo pieno, Biden in vantaggio del 50% contro Trump, che ha 46% dei voti. Poi Arizona, un altro stato importante, Biden ha il 49% e il Trump 47%. Andiamo a vedere anche North Carolina e Michigan. Biden ha il 49% in North Carolina, Trump 48% e Michigan netto vantaggio di Biden. Attenzione, perché è stato uno stato molto importante, come possiamo vedere, 52 contro il 42 di Trump. E per ultimi la Pennsylvania, tra l'altro poco fa, più o meno un'ora fa, sono stati aperti anche i seggi in Pennsylvania. Biden ha il 51% dei voti, Trump 44%, e Wisconsin, un altro stato estremamente importante per tutti e due i candidati, anche lì Biden in netto vantaggio. Allora Pietro, abbiamo visto più volte nella storia che i sondaggi hanno sbagliato. Una delle volte recente era con la Brexit, e l'altra volta era le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016, dove tutti davano Hillary Clinton per vincitore netto, il quale era a livello di voto nazionale, ma non a livello di grandi elettori. Ti fidi dei sondaggi? Ma dopo quello che è successo, come hai detto tu, è difficile fidarsi dei sondaggi, e oltretutto è anche difficilissimo fidarsi delle previsioni successive all'accadimento. Giusto per spiegarmi, io ricordo benissimo nel 2016, prima delle elezioni fra Trump e Hillary Clinton, si parlava, in caso di vittoria di Trump, di una borsa in netto calo nei mesi successivi. Non è stato così, quindi al di là dei sondaggi, che possono essere più o meno controversi, anche le prospettive rimangono molto incerte. In questa fase, leggevo, proprio da tenere d'occhio, sono la Florida, la Georgia, l'Arizona, soprattutto il Texas,
Devo dire che ovviamente in questa situazione dovrebbe essere favorito Biden. Abbiamo fatto anche alcune analisi in riferimento ai titoli e ai settori favoriti in caso di vittoria di Biden o in caso di perdita di Biden. Devo dire che il mercato è stato influenzato proprio dall'inizio dell'anno verso quei settori che sarebbero favoriti in caso di vittoria di Biden, che hanno avuto un rendimento dall'inizio dell'anno di circa il più 13, confrontato con un più 7 dei titoli paradossalmente favoriti in caso di vittoria di Trump. Quindi estrema attenzione, devo dire che alcune banche d'affari proprio questa mattina hanno fatto delle dichiarazioni, tipo JP Morgan ha dichiarato che in caso comunque di vittoria cosiddetta ordinata di Trump, cioè quindi una vittoria netta, molto poco probabile, vede comunque lo Standard & Poor's a 3.900 rispetto ai 3.340 di adesso. E in caso di vittoria di Biden, la stessa Goldman Sachs, quindi un'altra banca d'affari importantissima, ha visto in positivo le prospettive sia per gli Stati Uniti che per le economie globali. Quindi il vero spauracchio, a quanto sembra dalle voci, è proprio l'incertezza di una probabile mancanza di nome in queste giornate. Ecco, quindi, sono entrambi positivi sull'azionario, su entrambi i candidati. L'incertezza invece su una possibile impugnamento da parte di Trump delle elezioni potrebbe provocare danni peggiori. Ecco, come spieghi queste borse così euforiche, come spieghi questa euforia in particolar modo oggi, perché Dow è in rialzo di 600 punti, insomma sta recuperando terreno perché è tuttora in area 27.000 fino all'area 29.000. C'è un po' di spazio, senz'altro margine di crescita, però comunque sono soltanto le 16.42. Sì, ma ricordiamoci che veniamo da settimane in cui, bene o male, la pubblicazione delle trimestrali delle principali società americane è stata tendenzialmente positiva. A parte Apple che ha deluso sulle big tecnologiche, Amazon comunque ha strappato in positivo sulle aspettative, anche Google ha avuto dei risultati positivi. Quindi diciamo che il trend dei numeri di molte società americane è comunque tendenzialmente positivo, compatibilmente a una situazione difficilissima sul fronte dell'economia reale, ovviamente. E poi ricordiamoci che forse c'è un po' di fretta nell'entrare sul mercato azionario, dato quello che è successo da marzo in poi, cioè a marzo c'è stata una flessione molto veloce, molto importante, poi chi non è riuscito a entrare nei mesi successivi, da aprile a maggio, si è perso un grande rialzo dei listini americani. Quindi c'è forse un po' di fretta di rientrare dopo le flessioni e comunque sperano tutti in un vaccino. Basterebbe la notizia di un vaccino approvato per aumentare la percezione e far risalire i listini. Un ultimo dettaglio, guardando proprio i numeri basici, la stima della recessione, la stima negativa della perdita in caso di recessione si aggira intorno ai 7-8 mila miliardi a livello globale. Le banche centrali in giro per il mondo hanno messo in campo 20 mila miliardi per far fronte alla situazione critica. Quindi, guardando proprio i dati, analizzandoli, i paracaduti ci sono in questa fase per poter permettere al mondo equity di crescere. In un mondo bond con rendimenti bassissimi, capiamo che tutta questa liquidità si riversa probabilmente sull'equity, che è l'unico che riesce a generare un rendimento soddisfacente. A livello globale oggi il dividend yield medio, quindi lo stacco del dividendo medio è intorno al 2,5. È poco se guardiamo il passato, ma rispetto al mondo bond l'equity rimane ancora l'unico investimento profittevole, ecco. Sì, estremamente interessante. Tra l'altro, volevo segnalare che oggi c'è stato un rialzo dei rendimenti americani, dei treasuries americani molto importante, del 4%, più del 4%. Intanto il decennale rende lo 0,8%. Quindi, Pietro, una cosa molto importante da capire qua. Secondo te, il rialzo delle borse che stiamo vivendo oggi, soprattutto a Wall Street, è legato al fatto che le borse scontano una vittoria di Biden, come suggerisce? Riescono i sondaggi o piuttosto ecco la voglia di rientrare sul mercato dopo questi sell-off pesanti della settimana scorsa? Tutti sappiamo che, almeno il passato ci insegna, che è possibile una vittoria di Trump. Dopo quello che è successo con Clinton, con Hillary Clinton, effettivamente nessuno ha la certezza,
anche perché il sistema elettorale americano è molto complesso. Quindi molto probabilmente dopo una flessione, dopo un ottobre difficile, secondo me c'è più la fretta di comprare e entrare nell'equity. Non ci sono alternative in questa fase. L'equity è l'unica asset che può dare soddisfazioni e la liquidità è tanta. Il vero tema sarà capire come verrà riassorbita, però forse l'investitore attualmente sta posticipando questa domanda e questo problema. Senz'altro, ultimissima domanda per quanto concerne ecco le borse europee che chiudono tra più o meno 45 minuti. Questa euforia, questo rialzo, se possiamo chiamarlo anche bullish trend, secondo te continuerà anche dopo le elezioni? Ma noi sinceramente in questa fase siamo abbastanza fermi sugli investimenti per i nostri clienti. Devo dire che oltre a favorire le borse dei paesi emergenti, un'eventuale vittoria di Biden, una probabile vittoria di Biden, potrebbe portare rasserenamento anche nel mercato europeo. Cioè, come market mover, una vittoria di Biden potrebbe essere positiva sia per i mercati asiatici che per i mercati europei. Proprio perché verrebbe meno quello stimolo protezionista promulgato da Trump. Inoltre si potrebbe vedere anche un allineamento delle politiche delle banche centrali, perché in caso di sconfitta di Trump verrebbe un po' meno quell'ingerenza politica verso la Federal Reserve che ha disallineato, secondo noi, anche i due tipi di mercati, cioè l'equity europeo e l'equity americano. Se dobbiamo puntare una fiche in questa fase, rimaniamo abbastanza positivi sul mercato europeo, anche se non ha dato soddisfazione negli ultimi mesi. Il mercato americano in questa fase ci sembra comunque abbastanza chiaro, o meglio, ingiustificatamente chiaro, data la situazione. Grazie mille a Pietro Calì, Copernico Sim, buon pomeriggio e a presto. Grazie mille a voi, grazie, buon lavoro.